Ringrazio per l'invito e per la possibilità che mi è data di illustrare le linee guida. Allora, le linee guida si tratta di un documento, diciamo, molto tecnico, corposo, ricco di grafici, tabelle e numeri, per cui oggi in realtà cercherò di mettere in evidenza alcuni dei punti che sono stati argomento di discussione e rimando alla lettura delle linee guida quando saranno poi effettivamente pubblicate l'analisi dei dettagli. Diciamo, la mia presentazione appunto riguarderà fondamentalmente la problematica alla base della redazione di queste linee guida, cioè la discriminazione della sismicità indotta. Poi affronteremo gli aspetti più legati alla parametrizzazione delle reti nelle aree in cui si effettuano le attività industriali, e nella parte finale del mio intervento tratterò l'argomento che per me è un po' la novità di questo documento, che riguarda la possibilità di introdurre procedure di allerta attraverso sistemi a semaforo per il controllo delle attività in area industriale. Quindi lo scopo delle linee guida questo è stato già illustrato stamattina nella presentazione dell'ingegner Tellizzese, era quello a valle dei risultati ottenuti dalla commissione Chiese di definire gli standard e i criteri per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio ad alta risoluzione, e per alta risoluzione intendiamo sistemi che siano capaci di seguire l'evoluzione nello spazio e nel tempo della sismicità e attraverso questi studi e questi controlli effettuare, diciamo, prevenire e controllare l'effetto delle attività industriali. Come dicevo prima, è un complesso documento, diciamo, estremamente tecnico, nel quale vengono introdotte le definizioni dei volumi interessati dall'attività di monitoraggio, le caratteristiche tecniche delle reti, le strategie da utilizzare per l'analisi dei dati e per i protocolli per la pubblicazione dei dati e il trasferimento dell'informazione all'esterno, e diciamo altre caratteristiche che sono qui illustrate in questa slide. Il punto di partenza di tutta la discussione, sostanzialmente riassunto nelle prossime due diapositive, è che in qualche modo sono state introdotte in varie forme anche dai relatori che mi hanno preceduto, cioè il confronto tra quella che è la sismicità ordinariamente registrata sul territorio nazionale, la figura di destra, con quelle che sono le aree dove insistono le concessioni per la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi, l'attività geotermica, eccetera. E da un confronto, diciamo, visivo vediamo che ci sono aree dove le attività sono distanti da dove si sviluppa la sismicità, ma ci sono aree dove l'attività sismica è prossima a dove si sviluppa dove si sviluppano le attività industriali. Se poi confrontiamo però l'attività diciamo corrente, l'attività a piccole magnitudo, rilevo che in realtà la gran parte di questi eventi sono registrati dagli strumenti e solo una parte molto piccola di questi eventi viene effettivamente avvertita dalla popolazione. Quando confrontiamo l'attività sismica corrente con la distribuzione degli epicentri dei terremoti storici, e in una slide che non presento, anche con le faglie del DIS, vediamo che la correlazione è completa ad indicare che gran parte della sismicità che è prodotta sul territorio nazionale accade lungo le zone di faglia che hanno prodotto i terremoti del passato e che sono attualmente attive a livello di sismicità di background o sismicità di fondo. Quindi, diciamo, il problema principale, i problemi principali che un sistema di monitoraggio finalizzato allo studio della sismicità indotta si deve porre sono riassunte in questa slide, sono essenzialmente due. Siamo in grado di
discriminare la sismicità naturale da quella indotta, innescata o stimolata, come propone Scrocca, attraverso diciamo, l'introduzione di sistemi osservativi più avanzati. E il problema numero due è come poter caratterizzare e definire la sismicità di fondo, il livello di sismicità di fondo in aree che poi sono relativamente piccole, quelle relative alle concessioni, cioè di dimensioni diciamo, estremamente ridotte rispetto a quelle su cui insiste per esempio la rete nazionale dell'INGV. Un tentativo per di discriminare la sismicità indotta da quella naturale è presente, ovviamente questo è un problema ben presente nella letteratura, fin dal lavoro di Frolic del 1993. Lui sostanzialmente, Davis e Frolic, sostanzialmente distinguono tre aspetti diciamo, a tenere conto: l'analisi storica dei cataloghi sismici, quindi se la regione che è interessata all'attività sismica attuale è nel passato stata sede di terremoti o di microterremoti, un'attività diciamo, di osservazione che quindi consente di determinare una possibile correlazione spaziale tra l'iniezione e la sismicità, determinazione degli epicentri con una buona precisione e altre caratteristiche, e infine una modellazione. Oggi abbiamo visto un caso molto particolare, molto avanzato di modellazione nella presentazione che mi ha preceduto. Il punto chiave, diciamo, da comprendere è se noi abbiamo a disposizione tutti i parametri con la necessaria accuratezza per ottenere delle modellazioni che siano effettivamente robuste ed effettive. Quindi, nel caso della discriminazione, il primo problema che noi affrontiamo in Italia è che la sismicità naturale di fondo è già di per sé alta e diffusa nelle zone, diciamo, di faglia attiva, anche laddove non esiste una correlazione evidente con le attività industriali. Questo per esempio è il caso più prossimo alla mia attività di ricerca nell'Irpinia, in Italia meridionale, dove attraverso l'insediamento di una rete molto densa abbiamo registrato negli ultimi 7 anni un'attività sismica che di piccola magnitudo, magnitudo superiore a zero e massa magnitudo uguale a 3, che si situa esattamente nella zona che contiene le faglie che hanno prodotto il terremoto del 1980, terremoto di magnitudo 7 per coloro che non lo ricordassero. Ebbene, quando si analizza nel particolare la distribuzione, si fa un imaging delle proprietà elastiche e anche anelastiche del sottosuolo, si vede che di fatto gli indicatori danno una grossa presenza di fluidi già presenti quindi nella parte della crosta superficiale, e una sismicità che è largamente più addensata nelle aree dove sono presenti questi fluidi. Quindi è molto verosimile che i fluidi già presenti nella parte sommitale della crosta determinano lo sviluppo della sismicità di background. La sismicità indotta per l'iniezione di fluidi è difficile, diciamo, quanto è difficile poterla discriminare. Abbiamo visto nelle presentazioni precedenti che questa è generalmente confinata in un volume di poche centinaia di metri intorno al pozzo in cui viene iniettato il fluido. Queste iniezioni possono generare nel mezzo delle perturbazioni tali per cui l'ampiezza dei segnali che sono prodotti è simile o vicino all'ampiezza del livello di rumore. E quindi per poterli osservare è assolutamente necessario incrementare la nostra capacità osservativa. Esistono delle discriminanti che vanno oltre la localizzazione dei terremoti o la sua loro magnitudo. Viene proposto, per esempio, il rilascio di sforzo statico e dinamico durante le fratture o lo studio dei meccanismi focali, per esempio con metodi ad alta risoluzione. Questa è un'immagine tratta diciamo nel Enhanced Geothermal System di Basilea. Siamo in un contesto, diciamo, di attività esplorativa diversa, ma la mostro qui per far vedere come
con reti ad alta risoluzione è possibile descrivere in maniera molto accurata la distribuzione della sismicità legata alle attività diciamo di iniezione in questo caso, e misurare parametri di sorgente sismica, osservare che per esempio lo stress drop è un parametro che potrebbe essere utile per discriminare un'eventuale attività indotta da un'eventuale attività naturale. Il problema principale, come è stato sollevato già stamattina dall'ingegnere Terliziese, in realtà riguarda quella che è la sismicità innescata, e il problema principale della sismicità innescata è che questa può svilupparsi su volumi molto più ampi rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza, e possono interessare delle zone di faglia anche relativamente lontane dalla zona di diciamo di iniezione dei fluidi. E anche qui ci si pone la problematica di come discriminare questa sismicità. Negli esempi che abbiamo di letteratura, io ripropongo l'esempio di Paradox Valley, già introdotto da Davide Scrocca stamattina, dove si vede chiaramente in un contesto di attività sismica praticamente nulla, con l'immissione dei fluidi in grandi quantità nel sottosuolo, abbiamo un incremento dell'attività sismica, e tenete presente che qui diciamo è tutta attività sismica di piccola magnitudo che si sviluppa nello spazio e nel tempo fino a generare un terremoto di magnitudo 4.4 su una faglia distante circa 10 km dalla zona dove è stata effettuata la diciamo l'iniezione. Quindi questo è un caso in cui noi siamo portati a dover considerare per le nostre analisi delle aree che sono più ampie di quelle che sono generalmente considerate per la sismicità indotta. Un altro caso secondo me molto importante soprattutto per il contesto italiano è quello legato al progetto Castor al largo della Spagna. Castor è uno dei più grandi reservoir di gas naturale in Spagna, localizzato nel Golfo di Valencia. Ebbene, diciamo, questa è la distribuzione della sismicità con il numero di eventi per giorno e gli eventi di magnitudo massima accaduto per ciascun giorno. Durante l'iniezione praticamente si osserva della sismicità tutto sommato diciamo di livello molto, molto basso, interrotta diciamo l'iniezione in seguito a un evento un po' più grande, qualche settimana dopo è accaduto un evento di magnitudo 4.2, e qui siamo in una zona in cui il tipo di attività industriale è confinata in un volume estremamente limitato. È da notare che questa zona della Spagna praticamente nel passato non ha risentito di eventi sismici molto importanti, e quindi questa attività è assolutamente riconducibile alle attività condotte nella fase di stoccaggio. L'altro problema che mettevo in evidenza e che è stato argomento di grande discussione è come è possibile determinare il livello di background nelle aree di piccola area. Cosa intendiamo? Soprattutto ai fini diciamo di effettuare una possibile correlazione tra la sismicità e i volumi e le pressioni che sono associate all'attività industriale. Per diciamo asserire la sismicità e quindi caratterizzarla anche dal punto di vista statistico, abbiamo bisogno di stimare il tasso di sismicità, la minima magnitudo, avere una stima adeguata della Gutenberg Richter, che è la legge che regola la proporzione tra i piccoli e i grandi terremoti, una stima della massima magnitudo attesa, localizzare gli eventi, calcolare il meccanismo focale, abbiamo visto lo stress drop può essere un indicatore, oppure definire nella fase più avanzata dei veri e propri modelli statistici che illustrano o che spiegano l'evoluzione dello spazio nel tempo della sismicità. La rete nazionale oggi diciamo che agisce sul territorio nazionale è capace di fornire dati sui quali è possibile fare questo tipo di analisi.
E poi la comparazione delle stime fatte, per esempio, dei parametri della Gutenberg-Richter su scala molto più ampia è automaticamente trasportabile a scala locale per definire il noise. Noi non abbiamo delle risposte certe a queste domande. Quello che sappiamo, per esempio, dallo studio della soglia di detezione della rete nazionale, è che certamente se noi intendiamo guardare la microsismicità a livelli molto bassi, ci sono ampie aree del territorio nazionale per cui la rete nazionale e la sua geometria non è sufficiente per ottenere questo tipo di risoluzione. Quindi il punto è quello di dotarci di strumenti che ci consentano di incrementare la nostra capacità di osservazione dei fenomeni, e questo incremento è soprattutto fatto andando a guardare le magnitudo più basse che sono associate a fenomeni di fratturazione più piccoli di quelli degli eventi più grandi. L'ipotesi quindi su cui abbiamo ragionato è che abbassando la soglia di detezione della magnitudo, noi possiamo intanto avere dei cataloghi molto più ricchi, sfruttando diciamo, la self-similarità della legge Gutenberg-Richter, e nel contempo avere dei sistemi che ci consentano di identificare e tracciare con estrema precisione la sismicità che viene prodotta durante le fasi di iniezione. A questo scopo non sono solo necessari diciamo, strumenti avanzati di osservazione, in questo caso dense reti 2D disposte in superficie, ma anche l'utilizzo di tecniche e metodi più raffinati per l'analisi dei dati. Quindi le linee guida sono diciamo, strutturate in gran parte per rispondere alla domanda del monitoraggio sismico, e nell'ambito del monitoraggio sismico noi diamo indicazioni su quelle che sono le distanze tra le stazioni, le caratteristiche dell'hardware in termini di sensori e di dinamica dei sistemi di acquisizione, il modo di acquisizione e la modalità di telemetria, la integrazione del sistema di osservazione sismica col sistema di osservazione geodetica e poi anche delle indicazioni sulla best practice per l'installazione delle stazioni, requisiti operazionali ed altre questioni riguardanti, diciamo, l'installazione delle reti. Un punto su cui c'è stata, diciamo, una ampia discussione è stata quella della definizione dei volumi su cui fare insistere il monitoraggio. L'idea complessiva che è venuta fuori è che noi dobbiamo in qualche modo avere una lente di gradimento molto, diciamo, dettagliata nella zona in cui viene effettuata la iniezione, e poi però interessarci anche con un sistema più degradato di stazioni a quello che accade in un volume più distante. Per cui abbiamo definito due volumi, il volume interno di rilevazione con una dimensione che è variabile da 2-8 km a seconda della tipologia dell'attività e che ha come obiettivo in quest'area, in quest'area viene definita quindi diciamo, la distanza interstazione ottimale, quello di localizzare e rilevare eventi con magnitudo che sia tra 0 e 1 e con ipocentri che abbiano un'accuratezza dell'ordine di poche centinaia di metri. Poiché però siamo anche interessati a vedere l'evoluzione dei fenomeni in relazione alla possibile innesco di terremoti su faglie adiacenti, estendiamo questo volume con una densità di stazioni ridotta anche al di là per una distanza totale di 5-10 km. All'interno di questo volume più grande, l'obiettivo è quello di migliorare di un punto di magnitudo l'incertezza della localizzazione, di un punto di magnitudo, diciamo, rispetto alla rete nazionale, e l'incertezza di localizzazione è più grande rispetto a quella che noi abbiamo nel volume più interno. Questi sistemi sono, diciamo, integrati anche a sistemi di misura della deformazione del suolo e della
il monitoraggio della pressione. In sostanza, questo tipo di osservazioni vengono già svolte in gran parte delle aree diciamo, dove si effettuano questo tipo di attività industriali. Qui si richiede fondamentalmente una maggiore campionamento nel tempo delle immagini che vengono ottenute. Per quanto riguarda la pressione di poro, questo è un problema, abbiamo visto quanto è importante avere la capacità di seguire l'evoluzione della pressione di poro, ed è un problema che può essere trattato sì da delle misure, ma soprattutto attraverso modeling, come è stato presentato nella presentazione precedente. Dunque, per quanto riguarda la parte, diciamo, della gestione, si introduce in fase sperimentale su dei siti piloti, siti pilota, il concetto di controllo attraverso sistemi cosiddetti a semaforo. La questione di base è che il rischio sismico classico è finalizzato a valutare e mitigare i danni strutturali e i danni non strutturali, ma nel caso della sismicità indotta bisogna anche tenere conto di quello che viene definito lo human discomfort, cioè il disagio che viene introdotto alle popolazioni, che possono risentire livelli di moto del suolo associati all'attività sismica indotta. Questo, a titolo di esempio, è il sistema che viene usato in UK per monitorare le attività di fratturazione idraulica, dove il parametro semplificato che dà, diciamo, l'allerta è la magnitudo, per cui al di sopra di magnitudo 0.5 praticamente si vengono sospese le attività. Allora, noi abbiamo provato a mettere giù uno schema che è solo, diciamo, come dire, indicativo. L'idea generale è che questo tipo di schemi decisionali vengano adottati e discussi all'interno di ciascuna area in comparazione con quella che è l'attività prevista, in cui diamo 4 livelli di attivazione, andando dall'ordinarietà fino alla sospensione delle attività. E i parametri di osservazione sono ovviamente la sismicità, il tasso, la frequenza e la magnitudo, e i valori di accelerazione e velocità di picco o variazioni nel tasso di deformazione o di pressione di poro. A titolo veramente sperimentale, in uno o due test site o casi pilota, noi proponiamo l'applicazione di un semaforo che si basa esclusivamente sulla misura della magnitudo massima e del picco di accelerazione. Questi valori, diciamo, i colori sono in relazione alle azioni che vengono intraprese, e i valori dei picchi di accelerazione e di velocità sono dedotti dalle mappe di scuotimento che costituiscono la base delle mappe che vengono utilizzate in Italia dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ancora una volta, questi parametri sono indicativi, sono selezionati, l'idea è di selezionarli caso per caso, dipendendo dalla sismicità di background e dal contesto tettonico. Sulla struttura per il monitoraggio, l'ingegnere Telizzese e l'ingegnere Panei stamattina hanno già evidenziato, quindi l'unica cosa che voglio dire a riguardo è che l'idea è di affidare tutta la parte di analisi e di controllo della sismicità a un ente terzo, fondamentalmente un ente pubblico, che è una forma di garanzia sia per quanto riguarda il concessionario che per quanto riguarda il pubblico e le popolazioni nelle aree. Quindi le conclusioni di questo documento era estremamente esteso, quindi ho fatto una scelta ovviamente nei temi da trattare. Sono sostanzialmente evidenziate in questa slide. La discriminazione della sismicità indotta o innescata rispetto a quella naturale nel nostro paese è un compito molto difficile. Possiamo però ottenere dei buoni risultati migliorando il sistema di monitoraggio ai siti di indagine e nelle zone circostanti. Questo allo scopo di essere in grado di rilevare e tracciare nello spazio e nel tempo le anomalie nella sismicità,
nei tempi più rapidi possibili. Abbiamo lavorato parecchio, e nel documento esiste una larga parte che è dedicata a questo, alla messa in opera di una procedura di sistema decisionale, e viene proposto l'applicazione in forma prototipale di un sistema a semaforo in una, in un'area specifica. Concludo dicendo che lo spirito diciamo nostro è che queste linee guida rappresentano il punto di partenza e che devono essere messe in pratica. La prima volta che si adottano o si adotteranno, non si sa, questo tipo di pratica nel nostro paese, e quindi noi siamo certi che aggiustamenti e rivalutazioni verranno effettuate sul documento originario. Noi prevediamo una riconsiderazione del tutto 2 anni dopo la prima applicazione ai siti pilota. Scusatemi per la fretta, ma...